Inscapite le notte. Perché la vita è dura, sai. Gigi più veloce. Hai cambiato anche delle tue. Scapite le notte. Se ti portano dentro non esci mai più. Arrivato da Beirut, ero lì che aspettavo i miei bagagli, quando ad un tratto ho sentito una mano che mi picchiava sulla spalla. E lui dice: ma dottore, senta, man mano arrivano le valigie, ci penso io, ha capito? Sì, va bene, va bene. Allora prenda quella. Non so, non si scomoda. Ci penso io, ci farò. Ci penso io. Prenda questa. Questa qui, e anche questa di pelle. Ah, questa è di pelle. Ci penso. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma cosa? Cosa signora mia, mi scusi. Ma come mi scusi? Valentissima, sono confusissima, sono dispiacentissima. Hai inguaiato il vestito del dottor. Ma come sono? Oh. Ma cosa no, ha detto, pure signora? Ma lasci stare. Dottor, non si preoccupi. Lei nella disgrazia è stata pure fortunata. Ma che fortunata è fortunata? E la guarda a rompiera. Ma come? In un minuto glielo sistema, ma basta scendere giù nella toilette. Ma non ho tempo io per fare. E lei per glielo dà. Non dica fare, non è possibile. Non rimediare, non rimediare. Non rimediare, non rimediare. Non rimediare, non rimediare. Non rimediare. Ma come faccio? Ho delle cose da fare. Ma se mi dà le chiavi, io gli sistemo tutta la roba nel portabagagli. Ma quale portabagagli? Al parcheggio, non ce l'ha la macchina? Sì, c'ho la macchina. È targata a Milano. È targata a Milano. Deve essere un macchinone. Ma che macchinone? Una pagoda Mercedes. Ma che? Ma non credo io. Lei non è chiaro, cosa fa? Guardi, le faccio un lavoro per lei. Ma che la metti che non dai? Venga con me. Le bagagli.
Adesso in signorone. Come no? Ogni 2 o 3 giorni cambia la macchina. Mi ha lasciato solo gli occhiali. Evidentemente non era mio, che... Capito? Che bel trattamento mi ha fatto questo delinquente. Trattamento a grappolo d'uva. Come? A grappolo d'uva, capisce? Un chicco dopo l'altro, finché rimane solo il raspo. Lei è il raspo. Conosco il sistema. Conosce il sistema? Ma allora lei conoscerà anche questo delinquente. Chi è? Mi dica, chi è questo ladro? Chi è? È tuo cugino. È lo stile di quel delinquente di tuo cugino. E tu lo sai. Sei suo parente. Sai dove abita. E ancora non sei riuscito ad acchiapparlo. Vice brigadiere Chiappalone. A chi la vuoi raccontare? Sai cosa pensano di te i superiori? Che sono un incapace? No, che sei suo complice. Che è una combutta tra parenti. Il solo sospetto è degradante. E lo è, infatti. Perché io ti degrado, anzi, ti metto in aspettativa. E che aspetto? Aspetti di essere degno di quella divisa e di quei gradi. Io non so proprio come tu abbia fatto ad averli. Forse durante la confusione del terremoto. Oh! Vengo! Vengo! Che diamine, terremoto è... Dov'è? Dov'è? Zia Santuzza! Io ho chiesto dov'è? Dov'è chi? Vostro nipote, la vergogna della famiglia. Mio nipote, la vergogna della famiglia, cos'è qua tu sei? E meno male che oggi non sei venuto a offendere questa casa onorata con la tua divisa da sbirro. Se sono in borghese è grazie a quel disonesto. Oh, ti hanno cacciato. Allora c'è speranza che ti radimi. Finalmente io e tuo cugino potremo camminare a testa alta. Finalmente una cosa con le vostre iniziali, Franco e Santuzza. Ferrovie dello Stato. Zia Santuzza, ascoltatemi bene. Io non avrò pace fino a quando non gli avrò messo le manette, non l'avrò trascinato davanti alla giustizia per essere condannato come si deve. Mi avete capito? Parola di Ciccio Chiappalone. Vada retro. Vada retro, Caino. Via. Via da questa casa onorata! E va bene. Caino se ne va. Ma se incontrate Abele, ditegli che le sue ore di libertà sono contate. Sa benedica, zia. Ma vattene, va. L'inaugurazione di una gioielleria. Ecco la parte mancante. Madame, prego. Come
rimasto nostra telefonata ambasciata. Signora Madame voler vedere Crossi Gioielli per matrimonio sua nobile nipote. Ah, dica, Madame, che siamo a sua completa disposizione. Ugun c'è stare una cavallascia e per noi di nascere non siamo un curribolo. Ma Iaco Berdò. Certo dovrei avere un'idea precisa circa l'entità del dono che Madame intende fare. Abbiamo pietre preziose di tutte le grandezze. Ugun c'è stare una cavallascia e non capiremo tempo casino. Ma Iaco, io sei per te. Commosso chi? E signora Madame a dire che volere vedere Crossi Gioielli, crossissimo. Ah, capisco, perfetto, prego. Adesso mostrerò a Madame uno stupendo rubino. Veramente una cosa eccezionale. Veramente un capolavoro, un capolavoro. Tikinaki, Baki e Enako e ne scocchi. Abaius. Scocchi. Ecco, abbia la bontà, Madame, di guardare questo stupendo gioiello. Oh, Enako, Jaspricta. Dra. Dra? Dra? Dra, nevelaist. Per signora Madame, questa essere... Robetta. Oddio, costa pur sempre 20 milioni di lire. Per signora Madama, 20 milioni di lire essere come dire voi italien? Mondezza. Capisco. Niente paura, piccolo infartonto. Cosa? Se io chiamare il tuo medico personale, dove te lo faccio? Con d'onore, con d'onore, tempi. Prego, cuciere, io vado. Con d'onore, che c'è tu vuoi? Io. Ai, abruga, si faccia coraggio, Valerio. Vai, cus, pannello. Allo, pronto, ambasciata? Sì, medico personale. Sì, arriva subito il dottore. Aiuto, che amo. Arriva subito il dottore. Agamio. Sì. Indicarlo in arresto. Ma chi è questo pazzo energumeno? Io non volevo bracciare. Che bracciare, delinquente, lo sai che sono manette. E non tentare trucchi. Dai, io ti rimanchietta. Grazie, signor. Dove? Dove, delinquente, dove? Questa serve a me. Sì. Parla! Sono il vice brigadiere in aspettativa Ciccio Piappolone. Seguite per la moto! In aspettativa Ciccio Giappalone. Seguite quell'uomo.
dita ti vuoi fermare? È tutto il giorno che mi corri dietro. Vogliamo continuare per tutta la notte. Hai ragione. Facciamola finita. In nome della legge, o ti arrendi o ti sparo. Ciccio, ma tu scherzi? Ma che dici? Veramente? Mi vuoi sparare? Ricordati che sono tuo cugino. Nelle nostre vene scorre lo stesso sangue. E poi da bambini siamo stati allattati insieme. Sì. E tu ti fregavi il biberò. Ecco perché sono così magro. E che colpa mia? Il latte era scremato. E poi ricorda il giorno della prima comunione. L'abbiamo fatta insieme. I regali della zia. A me un orologio di latta che ancora ce l'ho. E a te la catenina d'oro. Che non so che fine ha fatto. L'ho conservata io, un tuo ricordino. E poi i giochi, quando giocavamo a guardie e ladri. E tu che facevi? Che dovevo fare? Il ladro. Appunto. È ora di farla finita. Conto sino a 10 e poi sparo. Uno. No. Due. Qui, qui sotto c'è gente. Tre. C'è gente. Non tergiversare. Ma è la verità. Quattro. Guarda anche tu. Mi vedo. Cinque. Non fare scherzi. Sei. Ci possono sentire. Sette. Otto. Nove. Non mi sono accorto di aver sparato. Assassino. Ti sei fatto male? Assassino. Rispondimi. Assassino. La vendetta della vittima. Nell'istante stesso in cui il noto fotografo Playboy viene ucciso, la sua macchina fotografica scatta denunciando gli assassini. Un noto pregiudicato e suo cugino, un ex sottufficiale di polizia, già posto in aspettativa. La polizia ricerca attivamente i due delinquenti ancora latitanti. Ehi, latitanti! Chi aspettate ad uscire? Non sentite che sono sola? Tutti decidono. Non è pratico. Anche oggi siete sul giornale. È in prima pagina. Nemmeno il figlio di Sofia Loren. Mi incoscienti, ma vi rendete conto del baratro in cui ci troviamo? Accusate di omicidio per un tragico equivoco. E io benedico questo tragico equivoco che ti ha portato qui tra noi, in famiglia. Ciccio, cicciuzzo mio, nepotuzzo mio. Il caprone è ritornato all'ovile. E Corella? E un momento. Tengo a chiarire che anche se le circostanze beffarde mi impongono questa sgradevole convivenza, finché luce non se l'ha fatta sul delitto, voi restate quelli che siete e io resto quello che sono. Voglia perdonare, Vostra Altezza, se ci siamo permessi di invitarla in questa misera casa. Vuole che nella sua lavastoviglie ci mettiamo un Picasso, un De Chirico, un Gauguin? Lascialo perdere! Lascialo perdere! Che non resterà sempre quello che è! E chi? Chi sei? Un poliziotto? E magari in aspettativa? Un ex collega di quelli scimuniti che sono venuti qua 6 o 7 volte a perquisire e non si sono accorti che eravate nascosti dentro gli elettrodomestici truccati. Lei non può immaginare, ispettore, gli sforzi che abbiamo dovuto fare per fingere di non vederli. Ma era necessario. Vede, noi all'Interpol sappiamo che Claude Perrier, la vittima, la terza della serie, è stato sospettato di spionaggio industriale. Tempo fa si sono avuti a Londra e a Parigi altri 2 delitti per faccende del genere. Stranamente, i crimini hanno coinciso con la presenza in città di un circo equestre. Sempre lo stesso, il circo Gaspar. Se il colpevole è lì, dobbiamo metterlo nella condizione di far la prima mossa. Nessuno può provocarla meglio di quei 2 sciagurati, che già una volta hanno avuto la iella di attraversargli la strada. Sei stato molto gentile, Caputo, a venirmi ad aiutare.
Non mi è stato facile convincere tua zia a mettermi in contatto con te. Allora sei convinto della mia innocenza? Ti conosco da molto tempo e so che sei onesto. Grazie. Anzi, se non fosse stato per certe parentele, a quest'ora ti saresti portato a casa il grado di brigadiere. Ma lei non sa cosa mi sarei portato a casa io se non fosse stato per lui. Comunque, siccome per ora l'unico convinto della tua innocenza sono io, è bene che ti nasconda insieme a lui in un luogo insospettabile. E dovete restarci fino a quando la verità non sarà venuta a galla, perché ricordatevi, se vi fate peccare in giro, io passo un guaio. Ma per voi c'è l'ergastolo. Sì, sì. Caputo, dove ci vuoi portare? Scusi, potrebbe indicarci dove possiamo trovare il direttore? Excuse moi, monsieur. Je cherche il direttore. Onde sta? Sarà difficile che vi risponda. È un manichino. Serve per il mio numero. Ah, se cercate la carovana del direttore, è laggiù, oltre i leoni. Grazie. Siete artisti? Beh, veramente... Io sì. Ah, allora ci rivedremo. Io mi chiamo Bettina. Bye bye. Bye bye. Che gente strana c'è al circo. E guarda là. Roba da matti. Che si deve vedere? Un bambino così piccolo che beve e fuma. Io gli metterei i ferri ai suoi genitori. Ma non è sempre colpa dei genitori. Questa è gioventù bruciata. Ci penso io. Ehi, ragazzino, non ti vergogna la tua età bere e fumare il sigaro? C'ho 35 anni. E mo si intelevate e spacco sta bottiglia e grappa in faccia. E mine? Il signore è il nano. Nano, non nano, è stato maleducato. E se parla gli do due schiaffi. E io chiamo mio fratello. E io glieli do pure a tuo fratello. E io sono qua. A lui non glieli do, perché c'ha il viso pulito e non fuma. Scusate. Beh, lo scusi, ha avuto un piccolo malinteso con suo fratello maggiore. Bacio le mani. Buongiorno. Certo che entrando in un circo si ha l'impressione di entrare nella giungla. Guarda quanti animali. Cavalli, serpenti, scimmie, nani, giganti. Giganti. Oh, ecco i leoni. Ah. Di là ci deve essere il direttore. Sì. Ma tu vedi come trattano bene quel capellone. Hai mai visto un bisteccone così grosso? Lo supernutriscono. Eh sì, è proprio uno splendido esemplare di leone africano. Però... Che ti passa per la mente? Io gliela frego la fiorentina all'africano. Sei impazzito, non te lo permetto. Ciccio, ragioniamo. Noi stiamo per affrontare le incognite di una vita girovaga. E noi che ne sappiamo. E se questi non ci nutrono abbastanza, mica possiamo andare fuori in un negozio a farci beccare. Perciò abbiamo bisogno di una riserva di viveri. Tu fai finta di niente, distraiti. Vai, ci penso io, a ognuno il suo mestiere. A noi due, leone, occhi negli occhi. T'ho fregato. Hai visto che ti succede andare dietro le femmine?
tu fai il Don Giovanni, il Casanova, e io intanto mi pappo la ciccia. Lei poi capellone. Chi ha fatto passare una leonessa da questa parte? Non sappiamo, no. Boh, imbecilli di inservienti. Lo sanno che Aga Khan deve rimanere isolato. È così pericoloso che non posso neanche farlo lavorare. E voi due che cosa fate qui? State alla larga. Sì, stavamo appunto andando dal direttore. È in quella carovana là. Grazie, arrivederci. Ciao, Aga Khan. Il lavoro del circo richiede forza e destrezza. La destrezza è la mia specialità, signor direttore. In quanto alla forza, c'è lui. Lo guardi. Che diavolo dici? Sì, ci ritorna un po' indietro col tempo, quando bussavi alla porta e io domandavo chi è. Tu che rispondevi? La forza. Ha sentito? Avete dimestichezza con gli animali? Gli animali? Li adoriamo. Anche loro ci adorano. Pensi che per noi si tolgono la carne dalla bocca? Sì, e effettivamente abbiamo posseduto qualche animaletto. Io da bambino ho allevato una gazza. Ladra. E invece lui ha vissuto sempre in mezzo ai cani polinesiani. Sì, cani polinesiani. Non ho ancora capito che cosa sapete fare voi altri. Avrete pure un mestiere. Di che cosa vi occupavate prima di venire qua? Ecco, io in un certo senso ero addetto a ripulire la società da certe scorie. Anch'io in un altro senso ripulivo la società. Capisco. Ho io quello che fa per voi. Grazie. Obbligatissimi. Io vorrei sapere come ti è venuto in mente di parlare del ripulire. Sai che ti dico? Che la prossima volta la divisione dei panni la faccio io. I miei sono 10 volte i tuoi. Vorreste mettere in dubbio la mia onestà? Oh. Io ho fatto le cose in regola. Sì. Da te, metà a me. Un paio di calzi a te, un paio di calzi a me. Una maglietta a te, una maglietta a me. Una mutanda a te, una mutanda a me. Sì, a te i calzini del nano, a me quelli del gigante. A te le mutande dell'uomo serpente, a me quelle della donna cannone. Ma che ci vogliamo mettere a pignoleggiare? Ehi, voi, lavorate invece di chiacchierare. Africani. Vi vengono presentati dal domatore Arles. Ehi, vieni ubriaco. Perché non ti picci degli affari tuoi? Vai, vai, vai a fare il domatore, magari con i gatti. Chiamami fratello. Prepotente. C'ha un caratteraccio. Zia Santuzza è venuta sicuramente per mantenere i contatti con noi. Però dobbiamo essere prudenti. Potrebbe essere stata seguita. Zia Santuzza seguita? Sì. Un maniaco sessuale? No, dalla polizia. Comunque, appena finisce lo spettacolo, cercheremo di avvicinarla. Ci pensi tu? Io, mentre il domatore lavora, ho altro da fare. Devo andare al supermercato. Ai, molla il Cristo! Molla! Molla! Capellone! Senti i tuoi colleghi come lavorano, eh? E tu con la scusa di essere feroce fai la bella vita, mangia carne a tradimento, a me non ce la fai. La carne è la mia, dammi la ciccia, ma io ti punisco, sai, a me la ciccia. A me. Sono io il re della foresta. E allora, signori, mi
mi darete un gran carosello, il carosello dei leoni. Attenzione! Così niente di nuovo. Te lo dissi, la polizia non si è fatta più viva. La cosa è poco chiara. Comunque, io verrò spesso a trovarvi per tenervi informati. Ah, adesso ci mettiamo a infastidire il pubblico, eh? Invece di lavorare. Vadi bene a come parla e mi tolga questa mano di dosso. Lei non sa chi sono io. Nessuno! Lui non è nessuno, non gli dia ascolto, scherza. Lo spettacolo è finito, muoviti. C'è da fare le pulizie e smontare la gabbia. Cammina, cialtrone! Hai trovato che ti sistema, eh? Sbirro. Appena mi finisce questa umiliante condizione di indiziato, io a quel vivo gli metto i ferri. Deve essere facile fare il domatore, tutta questione di autorità.
questo momento Domatoren prepararsi per fare numero molto pericoloso. Infilerà suo capoccione in faucen da leone. Rullo di tamburo! Silenzio! Perché hai quella faccia impaurita? Se c'era un leone vero, che facevi? C'è! No, spinga, per cortesia. Che dicevi? Il leone! Non fagli credere che a chi hai paura! Fai l'indifferente! Perché non entra? Appena pronti gli idranti. Sta tranquillo, un leone quando è sazio non attacca mai. Quando è sazio? Come si vede che non ha avuto un allenamento serio al coraggio come i domatori, i militari e si fa per dire i poliziotti. Arrivano gli idranti! Ecco, sono qui! Senti, svelti! Avanti la mano! Quindi regalerai alla tua sposa una pelliccia più bella e più preziosa. Ah sì, grazie.
vuoi piantare con queste maledette bottiglie? A voi, stessa! Ehi, salve, come va? Beh, come due poveri scazzini, purtroppo. Ma non vi dovete abbattere. Bisogna sapersi adattare alle nuove situazioni. Su, venite, vi offro un caffè. Accomodatevi. Molto carino questo ambiente. Il telefono. Permette? È lei? Sì. Un tempo lavoravo sul trapezio. Mi scusi, signorina, chi è questo aiutante giovane? Mio fratello. Però, due gocce d'acqua. Formavamo la coppia Oscar e Bettina. Poi un giorno mio fratello cadde. E io misi su questo numero con il manichino. Ma in attesa del caffè prendete un po' di frutta. Sì, grazie, ne approfitto subito. Signorina Bettina, le devo notificare che lei è molto simpatica. Signorina, l'ha già notificata. Ma dico, così si parla con una ragazza. Anche voi mi siete molto simpatici. Grazie. E un giorno vi cucinerò un buon pranzetto. E se permette, la carne la porto io. Signor direttore, lei non doveva assumere quei due imbecilli. Romolo, da quando in qua prendo ordini da te? Va bene, ma intanto chi ci combatte sono io. Ehi, voi, che fate? Dovete lavorare! Lavorare, capito? Se è per fare il domatore, non sono in casa. Ah, sì? Fuori! Fuori! Dovete mettere ordine nel ripostiglio. Da quando siete qua voi è tutto sotto sopra. Le do un consiglio. Marsh! Glielo dai. Marsh! Mettete in ordine il ripostiglio! Mi sembrava il colonnello. In questo circo non c'è un attimo di relaxi. Però quei cubi stavano in un altro posto. Lì. Che memoria fotografica. Modestamente fa parte del mio mestiere. Dai, aiutami. Preciso, che due gocce d'acqua. Dai. Pronti? Sì. Via. Sentito il tuono. Sì. A che cosa servono tutti questi coltellacci? Sono per il numero del facchino. Io una volta c'avevo un amico facchino, sai. Mi era molto utile. Di giorno faceva il mangiatore di fuoco in piazza. Di notte lo usavo come fiammossidere. Dai, spostiamo queste valigie. Roba tua? No. E allora mettila a posto. Roba da matti. L'orologio segna mezzanotte e suona le due. Che c'è? Stai zitto. Sai cosa sono queste? Due mentine. No. Pallottole sono. Questa volta devo dare ragione a Ciccio. Pallottole sono. Quali vogliono fare la pelle? O dobbiamo continuare a chiamarle coincidenze? Certo che no. Certo che no.
sanno che ci troviamo nella pista e ci mandano il leone. Prima coincidenza. Ci mandano a sistemare il ripostiglio e per poco due pallottole non sistemano noi. Seconda coincidenza. Terza coincidenza, la prendo io per Palermo e me ne vado. Francolina ha ragione. Scappare dovete. Ma il mio collega Caputo mi aveva garantito... E tu vatti a fidare di un poliziotto. Gente che giura di arrestare il padre e la madre. E anche il cugino. Sì, scappare, scappare. Ma come possiamo scappare? Non possiamo, non abbiamo neanche un mezzo. Ma tu guardati intorno. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Lascia fare a Frangolino mio. Ciccio, c'è una macchina che ci segue e non ci lascia mai. Me ne accorgo dallo specchietto. Accidenti, hai ragione. E guarda con quanta impudenza ci sta addosso. Non ti voltare. Ho io il sistema infallibile per seminarla. E quale? Una bella accelerata improvvisa. Tieni forte. Prima devi dire tieni forte e poi acceleri. Stai zitto, altro per la mente. Deve trattarsi di un furgone truccato. Riesce a non farsi staccare nemmeno di un metro. E ora che facciamo? Rallento al massimo per farci sorpassare. Tieniti forte! Ma lo devi dire sempre prima! Maledizioni, non abboccano, non sorpassano. I maledetti sono esperti, eh. Ma quella è una roulotte che ci stiamo tirando dietro! Ma io ho rubato una macchina. Riconosci la storia di quello che rubò una corda e ce l'ha attaccata a una mucca? No. Siamo pure fortunati, guarda che casa. È ricca di ben di Dio. Farina. Le uova. Ah, il caffè, lo zucchero. Pane, grissini, verdura. Senti Ciccio, mentre tu guidi, io preparo da mangiare. Mi sembra una buona idea. Sì, zio, come la vuoi la pasta? All'uovo, è presto! Figliolo, aiutami, sono molto stanco. Potresti darmi un passaggio? Ecco, veramente, padre, io non sono nella condizione. Ma sì, in fondo la presenza di un ecclesiastico fa sempre buona impressione. Devo guidare piano perché in casa c'è mio cugino che sta cucinando. E invece io ti dico di accelerare. E arrivati al bivio prendi quella carrareccia. Lei vuole scherzare, padre? Non scherzo. Non scherza. Il padre dice che non scherza. E ne deduco che non è nemmeno un padre. Thank you.
forte. D'accordo. Grazie al mio addestramento la potrei disarmare in tre mosse, volendo. E perché non ci provi? Perché lei mi spara. Accelera! I poliziotti ci stanno inseguendo, ma il più forte non mi devono prendere. A chi lo dici? Thank you.
Arrestate quel falso padre, è un assassino! Ma guarda un po', e tu chi saresti? Biancaneve? Camenia. Non ci arrestate e ci dite di tornare al circo. Non capisco. Non mi sorprende. L'assassino, quello vero, è lì. E tramite voi lo staneremo. Dobbiamo fare da esca, capisco. Mi sorprende. Signor colonnello dei poliziotti, lui l'esca la fa benissimo. È un verme. Vi terrete in contatto con noi grazie a questa ricetta trasmittente. Tu sai come funziona. Vorrei rispettosamente domandare, e se noi non accettiamo? Avrà corso il procedimento penale a vostro carico per 3 omicidi. E siccome i primi 2 delitti sono stati compiuti all'estero, sarete soggetti a estradizione per paesi dove esiste ancora la pena di morte. Accettiamo. Bene. Accettiamo. Bene. Allora ricordate, dovrete far finta di niente mentre vi guarderete attorno con molta attenzione. Ogni minimo particolare può essere indicativo. Tenete le orecchie bene aperte e soprattutto spalancate gli occhi. E nel vostro interesse non dimenticate mai che vogliono farvi la pelle. Vicebrigadiere in aspettativa Ciccio Chiappalone. Stiamo scrutando il domatore, ha un'aria poco raccomandabile. Passo. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Qui ladro in aspettativa Franco Chiappalone. Comunico che il leone mi guarda con aria carnivora. Oh, che dici? E prego non tenere conto della comunicazione del pregiudicato. Passo. Va bene, ma muovetevi, prendete qualche iniziativa, ma senza svelarvi. Passo. Signor sì. Brigadiere in aspettativa Ciccio Chiappalone. Credo di aver identificato la persona che perpetrò uno degli attentati. L'indiziata ha una beretta 765 come quando perpetrò. Ha tutte le caratteristiche della criminale. Cosa facciamo? Qui Ciccio Chiappalone aspetta rispettosamente ordini. Qui Franco Chiappalone. Se la sfaglia prima che quella riperpetra, io mi vado a nascondere da un'amica mia. Chiudo. Andiamo. Non tenere conto. State raccontando una favola, vero? Parola di vice brigadiere. E di Franco Chiappalone. Comunque posso dirvi che quando vi hanno sparato, l'equilibrista sul filo si trovava in pista a fare il suo numero.
Hai sentito? Cancelliamo la funambola. Chi ci rimane? Tutti meno la funambola. Ma io al vostro posto cercherei di ricordare qualche particolare, anche insignificante. Signorina Bettina, lei meriterebbe di fare parte della polizia femminile. Signorina Bettina, non gli dia retta, non si lasci portare sulla cattiva strada. Accomodatevi. Comunque, grazie. Prego. Un particolare. Ma un particolare interessante in questa storia c'è stato. Non ricordi? No. Ci abbiamo inciampato. Ma sì! La cassetta di bottiglie di grappa nel ripostiglio. Ma non ti dice niente? No. Chi beve grappa? Campa, 100 anni. Cretino! Chi beve grappa è il nano. Mi vorreste dare ad intendere che il nano è l'assassino, ma non è all'altezza. Eh già, a pensarci bene, quel frate con la pistola era di statura normale. Era un frate, mica era un chirichetto. Però potrebbe essere un complice. Giustissimo. Dammi. Pronto? Pronto, chi parla? Sono Franco Giappaloni in aspettativa. Stiamo andando a spremere il mini nano. Passo e chiudo. Il nano. Ma sì, lasciamoli fare. Più chiasso fanno e più muovono le acque. Non capisco come si possa essere ingenui fino a quel punto. Ingenui? Ma nessun ingenuo avrebbe mai accettato di correre un rischio simile sapendo di essere innocente. Perciò dica pure imbecille. Ma, colonnello, uno dei due è un suo subalterno. Ispettore, vogliamo proprio mettere il dito nella piaga? È la casa di quel vicino. Sbrighiamoci a perquisire e speriamo di trovare qualche indizio. Già, qualche provetta del direttino. L'indagine più faticosa della mia carriera. Guarda, 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 i suoi bicchierini, il suo spazzolino, il suo profumino. Un tovagliolo normale. Ah no, è un lenzuolo. Il pigiamino. Oh, guarda. La sua tazzina di latte e caffè. Non è una tazza. Rimettilo sotto il letto. Però, ha le sue piccole letture. Moby Dick, la sardina bianca. Solo le bottiglie di grappa sono normali. Così avete scoperto il colpevole, eh? L'ho creduto subito che eravate due cretini. E non ne sbagliavo. Ma come si permette? Lascialo stare, non lo vedi che è Articcio? Articcio lui? Ma non è possibile. Piuttosto, piccolo, come fai a sapere tante cose? Ben detto, mettigli le manettine. Ho assistito alla vostra conversazione con la ragazza e vi dico che state fuori strada. Roba da matte, sa tutto. Siamo di fratello. Eppure prepotente. Parla. L'altro ieri qualcuno mi ha mostrato una fotografia su un giornale. Voi due e un morto in mezzo. In genere noi del circo si fanno acqua di noi. Speriamo che anche lui la pensi così. Lui chi? Di chi stai parlando? Del domatore. Ecco il domatore assassino, il complice del leone. Sta andando dal direttore. Che facciamo? Aspetta. Vieni. Sì. Considerata la situazione, siamo costretti ad ucciderli tutti e due. Non c'è altro da fare. Preferisco. Va bene. Ti darò la mano. Sai, io ho cominciato a sospettare qualcosa già qualche giorno fa. C'era un che nel loro comportamento. E poi questa fotografia è eloquente. Guarda, osserva il loro sguardo. Non lascia dubbi.
Pensi che dovremmo chiedere aiuto a qualcuno dei nostri? No, solo nel caso in cui si agitassero o tentassero di scappare. Ma sai, abbiamo preso tutte le precauzioni. Escludo ogni possibilità di fuga. Sì, lo so, amico mio, lo so che ti addolora eliminare due dei tuoi splendidi animali, ma sai, davanti ad una malattia infettiva... Dammi la trasmittente. Lascia stare, ci penso io. Pronto? Pronto? Non lo parlo Mario mio, chi parlo io? Ma il colonnello che fa? Si mette a fare le imitazioni. Non faccia il cretino. Accidente, l'hanno cambiato. Signor direttore. Che succede? I due clown del barbiere di Siviglia dove sono? Tocca a loro. Non ci sono. No. Accidenti. Ah, eccoli qua. Signor direttore, non troviamo più i nostri costumi. Ma cosa dici? Vai. Andiamo. Vai. Tieni pronto tu. Sì, signore. Ehi! Ma dove vi siete cacciati? Tocca a voi! Mi stanno cercando dappertutto! Signor direttore, li ho trovati! Che facciamo? Bisogna qui fare qualcosa. E tu che sai fare? Io so solo rubare. Come non detto? E tu? Io peggio di te. Ma allora la tua autorità qui non vale. Senti, qui la situazione è molto seria. Dobbiamo fare i pagliacci. Se fai questo, ci penso. Vieni. Che c'è?
che sono un cecoslovacco. Ci penso io. L'ho ritrovato. Tango! Tango maestro! Nel mio cuore tengo un tango, non un tango siciliano. Hai trovato la strada? Stai zitto, continua a fare il pagliaccio. Ah, ci penso io. Non mi costringere a darti uno schiaffo. Sì, ho capito bene, tu mi vorresti dare qualche schiaffo. Sì. E va bene. Ho capito che tu hai preso la mia faccia in una foggia a schiaffi. Preparati a morire. Te lo faccio fare io il vampiro. Tu non mi conosci. Non mi conosco. Prepara. Mi fa ridere, mi fa. Faccio ridere, eh? Thank you.
è innocuo! Incantiamento! Dobbiamo assolutamente entrare in contatto con la polizia. E magari ci risponde il festival di Castrocaro. Telefoniamo. Non è possibile. Da dove? Qui non possiamo fidarci di nessuno. Non abbiamo più un amico. Eppure un'amica ce l'abbiamo. Bettina non ci abbandonerà. Vieni. Hai ragione. C'è il telefono. Pronto, il comando. Ah, sei tu, Caputo. Caputo, avverti il signor colonnello. Ascoltami, Oscar. Dopo la disgrazia, mi convincesti a farti credere morto. E mi dicesti che avresti lavorato in segreto per il nostro paese. Ma ora so che hai ucciso delle persone. E io non voglio che tu commetta altri delitti. Oscar, fratello mio, ascoltami! Riuscissimo a prenderlo. Noi due, l'Oscar. E quando mai? No! Fermola! Ben fatto, direttore! La ringrazio per la collaborazione che ci ha dato in questa faccenda fin dall'inizio.
Il morto. Beh, anche voi due, bene o male, avete collaborato. Che nipoti in gamba! Vero? Pertanto tu domani puoi tornare in servizio. E già che ci sei, comprati dei gradi da brigadiere. Non te li comprare, te li procuro io. Tu non procurerai proprio niente. Solo se righerai dritto metterò una pietra sul tuo passato, ricordatelo. Ma possibile che tu non possa intraprendere un'attività onesta? Che tu non abbia delle aspirazioni legittime? Beh, un'aspirazione legittima ce l'avrei. Vorrei aprire un negozio. Cercavi queste? Vengono le guardie. Corri, corri, Franco, via di qua. Tu non sei colato. E tu di uno ciccio ti prenderà. Ciccio la pistola. Dai, detto forse ti farà. Scavano le mascherine. Come vuoi, papà. Corrono le guardie. Tutto sotto sopra la città. Scappi nella notte. E perché la vita è dura, sai. Ciccio più veloce. Alle gambe lunghe più delle tue. Come vuoi. Dentro non esci mai più. Corrono le guardie. Tutta sopra nella città. Scappa nella notte. E perché la vita è dura, sai. Ciccio più veloce.